Ciao amici di Breaking Pop, siamo qui al Giffoni per raccontarvi questo straordinario festival. Fa un caldo da morire, ci sono 40 gradi, ci stiamo tutti sciogliendo, eppure i ragazzini fanno ore e ore di coda per vedere i loro beniamini. Sono passati infatti qua al Giffoni Martin Freeman, il Bilbo dello Hobbit e Watson della serie TV Sherlock, e Mark Ruffalo, l'Hulk degli Avengers, per dirvene uno fra tanti. E ovviamente l'entusiasmo è stato generale, sono stati bravissimi, hanno fatto i meet and greet, hanno fatto gli incontri con le giurie, e quindi i ragazzi erano veramente molto contenti. Martin Freeman oltretutto ha anche fatto un bello scherzo ai ragazzi, perché gli ha raccontato un aneddoto del nuovo Sherlock, dell'episodio speciale che andrà in onda a Natale, che non è vero, perché ha detto ai ragazzi che sarà girato a Venezia e invece ha fatto una battuta un po' british che ha spiazzato tutti ed è stato anche ripreso da un sacco di quotidiani. Invece Mark Ruffalo è stato generosissimo sul blue carpet del festival, ha fatto un sacco di autografi, non voleva più venire via, tanto che hanno dovuto praticamente mettere a forza sulla macchina. I think it's a total honor for me to be here with you today. I think it's incredible that you get this chance to share stories from the world over and understand the great bond between all humanity through the beautiful art and gift of cinema. Ciao! Sul blue carpet anche Ludovica Comello e Tess Masazza, le web talent coach del concorso Disney. Cioè, qual è l'emozione che vi rappresenta di più? Ovviamente la mia è la gioia, perché sono la persona più gioiosa, più felice, più frizzante dell'universo. No, però siamo rispettivamente le rappresentanti di gioia, esatto, e disgusto. E quindi niente, ci divertiamo un sacco a interpretarle. Anche se devo dire che tutti e cinque le emozioni nella mia vita reale, nel mio quotidiano, sicuramente tutti i giorni ho a che fare con la rabbia, con la paura, con il disgusto, con la gioia e con la tristezza. Ma poi anche uno dei messaggi proprio di Inside Out, che tutte le emozioni a prescindere sono importantissime. Esatto, questo esatto. E il mix senza, tra queste. Esatto, perché senza una non potresti apprezzare l'altra. Quindi sono veramente tutte importantissime. Fabio De Luigi e Angelo Duro, che sono venuti qua per far ridere il web con il loro divertentissimo sketch di L'esame che vorrei. Posso rispondere io? No. Aspetta, deve arrivare la traduzione prima. Sì. Ah, yes. C'è Thea Falco che sta traducendo intanto. Quindi, tempo che arriva la risposta. Io mi voglio dissociarmi da questa ultima frase. Ma sei oggi hai fatto per un'ora in macchina, per favore. Non è vero niente, è brutto così, è brutto. Ragazzi, veramente brutto avere degli Privato amici. Parla di me, ma nemmeno sì, che non no, lo dico. La Giorgia che dice? Chi ha fatto veramente impazzire il festival però sono stati Favij e gli altri youtubers che arriveranno al cinema a ottobre con Game Therapy. Veramente non avete idea, è esploso veramente il festival, urla, pianti di gioia, disperazione, non sapevano più come attirare l'attenzione dei ragazzi, che hanno fatto un vero show sul blue carpet, dando le mani, stringendo le mani, firmando autografi, facendo selfie con i ragazzi. È stato veramente straordinario. No, vabbè, sì, cioè, allora, quando noi abbiamo registrato il film, abbiamo fatto lo shooting, abbiamo continuato a fare video, quindi continueremo a farlo anche dopo, cioè non cambierà assolutamente niente, proprio zero, non ti preoccupare. È sicuramente una responsabilità, nel senso che comunque qualsiasi cosa noi diciamo, facciamo, qualsiasi concetto viene trasmesso a voi, quindi tutti noi cerchiamo di non trasmettere cose negative. No, vabbè, tutti quanti noi comunque interagiamo più o meno allo stesso modo. Lo youtuber in particolare, diciamo, ha questa grande possibilità, ovvero quella di avere un contatto diretto con il proprio pubblico, con la propria fanbase, e quindi di conseguenza non è quella cosa che si chiude lì in quello schermo, rimane lì in quella forma di pixel, insomma non ci sta nessun contatto all'esterno. Noi cerchiamo sempre appunto di fare eventi, raduni, serate, chi più chi meno, comunque cerchiamo di avere un contatto che va oltre a quello del semplice schermo, perché appunto noi è proprio su questo che puntiamo, diciamo.